Il governo ha accolto un provvedimento di Fratelli d'Italia, quindi tutto parte da lì, Rixi, no? Beh, non parte proprio tutto da lì, perché il primo ordine del giorno su questo è stato presentato dalla Lega alla Camera, è stato approvato, ne hanno dato poco risalto i giornali, c'è stata anche una discussione interna abbastanza forte perché nella Lega c'erano posizioni, diciamo, differenti. Diciamo che l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia è stato copiato esattamente da quello presentato dalla Lega alla Camera dopo che era scoppiata la discussione con Conte, dove era intervenuto anche Matteo Salvini dicendo sì, va bene determinate cose, ma non facciamo una corsa agli armamenti. E nel tentativo di spaccare la maggioranza governativa, Fratelli d'Italia, come fa di solito, prende i nostri atti depositati, li ripresenta il Senato sperando di mettere andate in difficoltà. D'accordo ultimamente, diciamo che è il lavoro dell'opposizione, loro sono l'unico partito, certo, in opposizione e fanno il loro lavoro, quindi non è una questione, è una questione anche di strategia di aula, però viene quindi al Senato, come doveva essere fatto, accettato dal governo, che l'aveva votato la maggioranza, l'ha votato alla Camera, quindi vorrei ricordare che c'è stato già un voto alla Camera dei Deputati e sarebbe interessante vedere come hanno votato le varie forze politiche alla Camera dei Deputati, così si andrebbe anche a risolvere questo caso emblematico sul problema del Movimento 5 Stelle, perché, come posso dire, alla Camera dei Deputati c'è stato un voto e quindi si vede chi ha votato a favore e chi ha votato contro, e dopodiché c'è stata questa situazione qua. È evidente che oggi, in parte ragione Fassina, e in parte, secondo me, comunque la situazione della crisi ucraina ha fatto riflettere ulteriormente il governo italiano e è i governi cambiata, europei, certo, la situazione, sull'attenzione a impegni che si erano presi nel 2006 in ambito NATO, che era di aumentare la spesa al 2% entro il 2022. Perché? Perché lo scenario mondiale è cambiato e perché ci vuole una forza di dissuasione sul territorio europeo che oggi non c'è. Vorrei ricordare che la difesa in Europa è appaltata agli americani e ai turchi, perché in questi giorni nessuno dice, stranamente, ma l'esercito NATO più forte dopo quello americano è quello turco, che abbiamo visto che in questa situazione i turchi hanno tenuto una posizione diversa da tutti gli altri paesi europei a livello NATO, e quindi la preoccupazione a livello continentale è che un domani nei nuovi scenari ci possano essere alcuni, diciamo, membri anche dell'Alleanza Atlantica che di fronte a determinate esigenze anche di difesa, diciamo così, dei confini europei, magari non sia così propensa a sacrificarsi per i vicini di casa. Quindi in questo momento la Turchia è in forte difficoltà perché diciamo, è circondata dalla Russia e ha sempre avuto un amore e odio nei confronti della Russia, e quindi ha tenuto una posizione, diciamo, di totale neutralità rispetto al conflitto. Questo ha fatto interrogare diciamo, sul tema del 2%, che non è un riarmo di per sé, è un potenziamento intanto di tutta l'industria della difesa europea che atavicamente, compresa quella italiana, negli ultimi anni ha avuto un forte ridimensionamento, e quindi ad esempio il problema del carro europeo o del, diciamo, del caccio europeo che parlava prima Fassina è che i programmi in Europa spesso si dilatano nei tempi in maniera infinita, quindi oggi si parla di un carro europeo che potrebbe arrivare tra 5 o 6 anni quando probabilmente le esigenze diciamo anche di deterrenza a livello europeo sulla sponda africana, dove sono dovuti intervenire russi e turchi e non sono riusciti a intervenire gli europei, su tutta una serie di situazioni è evidente che probabilmente vanno ripensate delle cose. Devo dire che da noi l'attenzione che vorremmo sollevare al governo è che non bisogna tanto parlare di riarmo, ma di potenziamento anche di tutti quegli strumenti dual use, ossia di investimenti, tecnologia militare, certo, ma che hanno anche scopi civili, come un tema, la cyber security. Certo. Abbiamo vissuto una roba imbarazzante nelle ultime settimane, dove degli hacker russi sono entrati dentro ferrovie perché abbiamo dei sistemi che bloccato, sono assolutamente oggi non sicuri, e quindi noi ci potremmo anche trovare in una situazione di grave difficoltà, visto che abbiamo informatizzato tutto, compreso durante il Covid la vita dei singoli cittadini che oggi in qualche modo sono tutti individuabili tramite il proprio cellulare, quindi abbiamo esigenze anche di sicurezza nazionale in quel campo.
È evidente che tutto questo, come in questo caso la regione Fassina, bisogna poi discuterlo sui provvedimenti, siccome anche andranno spesi questi soldi, perché è un altro tema che è sempre alle porte in Italia, è ha senso o no anche ripensare, ad esempio, ad avere in caso di emergenza, in caso di calamità naturali, un, diciamo così, come avviene in altri paesi europei, dei riservisti che possano contribuire alla protezione civile e quindi dargli una struttura anche di carattere più continuativo in un paese come l'Italia, che salta da un'emergenza su un terremoto, un'emergenza ogni alluvione ogni 2 anni. Tutti questi sono temi che possono ricadere in quel budget lì, che vorrei ricordare è al di fuori del patto di stabilità e quindi consente di incrementare la spesa pubblica diciamo senza rompere gli equilibri di bilancio, ma è altrettanto evidente che la preoccupazione di tutti, noi compresa, è che non si può dare un segnale di escalation militare legata al conflitto dell'Ucraina, perché noi in questo momento l'unica cosa che l'Europa è fondamentale è che ci sia il cessate al fuoco il prima possibile, perché abbiamo un conflitto nel continente che tra l'altro tra una superpotenza e un altro territorio che si sta difendendo fortemente, ma non vogliamo trovarci un conflitto aperto per 10 anni come il Vietnam a livello così, europeo, certo. Anche perché rischia di deflagrare in altri paesi dell'est Europa, sia vicini alla Russia, sia vicini all'Unione Europea. È più complessa la situazione. Allora, vedo collegato.